Enzi, un attimo, grazie. Benvenuti allora, buongiorno a tutti, sono commosso di essere qui. È bella questa inaugurazione, un'opera importante, è un corridoio, sembra un corridoio, ma è anche il tuo corridoio. Questa è la Firenze accogliente, inclusiva e piace a noi. E mi pregio di inaugurare questo ingresso meraviglioso, prego. Come se tu fossi a casa. Benvenuta. Una scala. Una scala come metafora, una metafora come scala. È il silenzio della fatica, il silenzio di una salita, una fronte madida di sudore e la mano che la deterge. E questa è la Firenze di vita. La Firenze che ascende ma che non è altezzosa. La Firenze che suda ma non puzza. Questa è la Firenze che vogliamo. La tua Firenze. Come se fosse a casa sua, scusi! È tornato il genere fiorentino, abbandonato per grette politiche di fondi, è tornato nelle mani sapienti di un bambino che ha creato questo, una torre che sfida il cielo, una scommessa contro la gravità. Questo è il genere fiorentino, questa è la nostra Firenze. Pensavo di inaugurarla, no. Sai per esempio uno slogan carino che potrebbe essere Firenze un po' e via, no? Simpatico forse, non ci dici? O pensi, no, sai cosa? No, bellissimo, la forza di un sogno? No, la forza di un sogno, vabbè, casomai mi tiro sulle mani, hai visto il sindaco magari che sembra parecchio, hai visto vicino a gente, così, che dici? E un rutto? Ci faci su? Dai, fortissimo! La politica passa anche da qui, anche da queste stanze, anche lontano dalla grande bellezza, anche da un bagno. Perché bisogna metterci la faccia, ma bisogna anche saperci mettere qualcos'altro. Questa è una scella pezzata, io non mi vergogno a dirlo. Perché io sono il sindaco di tutti, ed è con grande... Signorina! Vai, basta! No! Tommaso Grassi. Chiedilo al Grassi. Chiedilo al Grassi. Chiedilo al Grassi. Chiedilo al Grassi. Ma che cos'è un'antenna di fronte alla meraviglia di questa città? La meraviglia di questo angolo, un angolino rococò come la nostra città. Un angolino aperto, ma anche un po' ottuso.